Ragazzi, oggi voglio parlarvi di un argomento che mi avete chiesto tantissime volte in live, mi avete chiesto questa cosa tantissime volte in privato su Instagram e sto parlando della domanda: si può effettivamente al giorno d'oggi lavorare con la fotografia? Benvenuti, bentornati qui sul canale. Oggi parliamo di un argomento molto spigoloso, un argomento che so che interessa tanti di voi e che per tanti può essere effettivamente un deterrente per non lanciarsi nella strada della fotografia come mestiere, come professione. Io parto con scusarmi del mancato video martedì scorso, che purtroppo non ho potuto fare perché sono sotto un lavoro abbastanza grande, di conseguenza non ho avuto esattamente il tempo, ma ne parleremo, ve lo mostrerò, lo vedrete, di conseguenza capirete tutto quanto. Ma veniamo all'argomento del giorno: si può al giorno d'oggi lavorare con la fotografia? Perché dico che è una domanda apparentemente molto stupida e banale? Perché effettivamente il mondo è cambiato il modo con cui si fruiscono le immagini, soprattutto a causa di internet, soprattutto a causa loro, degli smartphone, che hanno fondamentalmente reso accessibile un comparto fotografico tutto sommato buono, anzi in alcuni casi anche estremamente performante, a letteralmente chiunque, soprattutto nel campo lavorativo. Se fino a qualche anno fa lavorare con un fotografo, o meglio avere delle fotografie fatte in un certo modo, richiedeva la presenza di un fotografo che di conseguenza richiedeva tutta una serie di competenze, ora potenzialmente chiunque può portarsi a casa degli scatti con cognizione di causa, con bravura o con semplice fortuna, oppure semplicemente facendo tutto di merda e non rendendosene conto come fanno tanti, ma questa è un'altra storia. E di conseguenza vorrei parlarvi di questo argomento e risponderò e lo farò iniziando rispondendovi alla domanda: sì, si può lavorare con la fotografia. Io mi rendo conto che tante persone mi pongono questa domanda perché non sanno effettivamente come approcciare un cliente, o semplicemente perché hanno avuto solo ed esclusivamente esperienze negative con clienti magari molto esigenti, clienti che non retribuivano il giusto rispetto a quello che è l'effort poi che viene dato dal fotografo sul set o comunque nel lavoro richiesto, e di conseguenza questa domanda è molto veicolata da magari le cattive esperienze oppure addirittura le mancate esperienze, perché si vive magari in un contesto molto piccolo dove la figura del fotografo non è una figura effettivamente consolidata, una figura richiesta. Ed è qui che secondo me inizia il vero discorso, perché effettivamente quello che dico sempre io, che ho detto già in live e che ci tengo tantissimo sempre a ripetere, è che fondamentalmente l'obiettivo di un fotografo deve essere anche quello di creare i propri clienti. E come si crea effettivamente un cliente da fotografo? Istruendo quelli che sono i clienti e i potenziali clienti. Tante persone purtroppo vedono il fotografo, o meglio il far foto, come quasi un bidone dell'umido in cui ci si butta dentro una quantità di materiale non definita e si va a pescare, poi ok, troveremo qualcosa di buono. Ecco, questo è esattamente l'approccio che bisogna sempre evitare, l'approccio che bisogna sempre cercare di spiegare al cliente che è sbagliato, istruirlo a comprendere quello che vuol dire effettivamente fare dei buoni scatti in qualsiasi contesto ci si trovi. Questo non vuol dire andare su un set, parlare con un possibile cliente facendo i presuntuosi, andando a scendere in tecnicismi. Al cliente non interessa questa cosa. Far capire al cliente che effettivamente il mestiere del fotografo è un mestiere che richiede innanzitutto preparazione, richiede competenze, richiede tempi. Gestione di questi tempi e gestione di quello che si deve andare a fare. Se si sta scattando con dei modelli o comunque con dei soggetti, bisogna poter parlare con loro, bisogna poterli gestire, gestire i tempi e gestire tutto il processo. Far capire al cliente che l'editing, che è una parte fondamentale, è una cosa che effettivamente richiede tempo. Non si può pretendere di avere gli scatti immediatamente dopo un set. Io ad esempio sono molto veloce rispetto alla media, ma nonostante questo lo faccio capire ragazzi, io sono molto veloce, cerco di fare sempre subito le cose, sappiate che se non vedete arrivarle subito non è perché sono uno stronzo fondamentalmente, ma perché richiede tempo e mi ha richiesto più tempo del previsto. Inoltre l'altra grande cosa, l'altro grande aspetto che tanti sottovalutano e tanti non considerano è semplicemente quello di andare a coltivare quelli che sono appunto i clienti che uno già ha, o semplicemente
sta cercando, sta trovando, comunque così. Molte persone non sono minimamente in grado di mantenere un rapporto lavorativo con un cliente, parliamoci molto chiaramente. Io lo vedo tantissime volte, lo vedo con tantissimi esempi, sia di persone che non conosco direttamente che persone che conosco direttamente, e questa cosa qui è molto evidente. E secondo me questo è il secondo grande problema che viene sempre fuori poi quando si va a parlare in questo argomento. Saper mantenere un buon rapporto con un cliente vuol dire avere un dialogo, parlare, non alzare mai una barricata che ci pone distanti dal cliente, ma anzi lavorare quasi a quattro mani. È molto sbagliato chiudersi in quella bolla per cui io sono il fotografo, io so quello che sto facendo, tu cliente stai zitto e fammi fare. Bisogna sempre andare a capire quali sono le richieste e le esigenze del cliente, bisogna sempre capire effettivamente cosa vuole e soprattutto mai incaponirsi con la propria idea, perché se il cliente non vuole quella che è la tua idea, tu non fai la tua idea. È molto semplice. Si può trovare un punto d'incontro, con l'esperienza si impara a prendere la propria idea e farla convergere verso quella del cliente, o viceversa, prendere l'idea del cliente e piano piano la porti verso la tua, in modo tale che il prodotto finale non sia esattamente la tua idea originale, ma sia una via di mezzo molto tendente alla propria idea, al proprio concept che magari si ha in mente. Il saper gestire tutte queste dinamiche è molto importante, e magari sempre per questo argomento faremo un episodio in cui possiamo andare a parlare su come andare a trovare dei clienti, soprattutto per chi ha le primissime armi e non ha alcun tipo di cliente nell'ambito fotografico, visto che l'abbiamo parlato tante volte in questo video, potrebbe essere molto interessante e curioso andare ad affrontare la cosa in un video dedicato, ma non è questo il momento. Di conseguenza, ragazzi, si può lavorare con la fotografia. Un cliente che non apprezza tutte queste caratteristiche, non apprezza anche la voglia di imbastire un dialogo, o semplicemente non è in grado di comprendere quello che è l'effort che voi dovete mettere dietro un lavoro, non è un buon cliente, non è un cliente perso e probabilmente non è neanche un cliente che fa per voi. Io tutte le volte che devo mandare un preventivo o a che fare con clienti che vogliono pagare poco, vogliono pagare quello che para loro o hanno semplicemente delle condizioni ridicole e imbarazzanti, io non mi mangio le mani o mi vado a sottomettere, ecco, il loro volere, ma semplicemente mi rendo conto che quello non è un buon cliente, non è un cliente sano, e di conseguenza questi clienti non sani sono meglio perderli che trovarli. Qualcuno potrà dire sì, ma comunque bisogna arrivare a fine mese. Ragazzi, i clienti che sanno lavorare in questo ambiente e che sanno lavorare con la fotografia ci sono, bisogna semplicemente individuarli e non chiudersi nella bolla di quelli che non sono sani, perché quelli effettivamente poi lavoreranno con i fotografi che non sanno lavorare e si crea tutta quella combricola di... facciamo che non lo dico. Per cui, ragazzi, fondamentalmente si può lavorare con la fotografia e io penso che sia anche compito nostro da fotografi di andare a creare appunto questo mercato, andare a istruire i clienti, non andare effettivamente a fare il solito gioco al ribasso che vedo che tendenzialmente viene fatto da tutti, pur di accaparrarsi un cliente qualsiasi cosa sia, provare ad accaparrarsela in questo modo, andando a fare sempre prezzi più bassi, andare a sempre dare di più senza effettivamente un senso o una ragione. Siamo noi fotografi che dobbiamo andare a creare e a far diventare florido questo mercato e soprattutto andare a creare i clienti, istruendoli. E io penso che il dialogo sia sempre la miglior forma poi per andare a creare innanzitutto un percorso sano e soprattutto produttivo, e soprattutto sia il miglior modo poi per riuscire a creare effettivamente dei prodotti finiti di un certo livello con una certa qualità. Non ho mai visto nessuno senza dialogo riuscire a sfornare dei lavori pazzeschi, dei lavori incredibili che mi abbiano lasciato a bocca aperta. Anzi, tendenzialmente chi non è incline al dialogo l'ho sempre visto finire nel cestino. Quindi, ragazzi, dialogate, imparate a far capire quello che fate senza quel mood da nerd presuntuosi, tranquillamente, in maniera molto pacifica, in maniera molto onesta e molto sincera, e state pur certi che i clienti si troveranno e riuscirete a lavorare con la fotografia. Questa cosa è molto importante e mi rendo conto che può sembrare una super cazzola gigantesca, ma non è così ovvia, perché io ne ho viste di cotte e di crude, ho avuto a che fare anche con clienti del cazzo, posso dirlo tranquillamente senza fare i nomi, e di conseguenza mi rendo conto che effettivamente bisogna magari un attimino sentirselo dire per rendersene conto, e vorrei effettivamente muovere qualcosina in voi, accendere una piccola lampadina, come sempre con questi video, mi piace.
andare a stuzzicarvi, e soprattutto parliamone qui sotto nei commenti, perché come sempre sono super curioso di leggere i vostri commenti. Io li leggo sempre, anche se non rispondo tantissimo, io li leggo tutti e mi fa sempre super piacere. Per cui, ragazzi, il video è finito. Io spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato interessante e sia stata una chiacchierata piacevole come al solito. Noi ci vediamo giovedì con un nuovo video sul canale, perché vi voglio far vedere una chicca. E detto questo, noi ci vediamo giovedì e martedì qui sul canale con nuovi video, e se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, e parliamone qui sotto nei commenti come sempre. Ciao ragazzi.